Volevo invitare il professor Piepoli a tenere la sua lettura, che diciamo è un po' una lettura che lo cala dal panorama del complicato e rigoroso delle evidenze delle linee guida europee a quello della traslazione ai singoli paesi, al pubblico, che è un aspetto molto importante. Ringrazio il professor Volpe e ringrazio la società per il graditissimo invito. È stato per me un onore coordinare il gruppo di lavoro della Società Europea di Cardiologia, delle società europee dedicate alla prevenzione, che l'anno scorso, o meglio nel 2016, ha presentato a Roma l'aggiornamento delle linee guida europee sulla prevenzione cardiovascolare. Eravamo un gruppo di 21 esperti a livello europeo, essendo linee guida, come abbiamo visto, riguardanti la prevenzione, il gruppo era coordinato da un cardiologo, sottoscritto, assieme a un medico di medicina generale, il professor Arno Hoos dell'Università di Utrecht, assieme a tutte le figure che riguardano la prevenzione, quindi cardiologi, farmacologi, psicologi, medici di medicina generale, epidemiologi. Avevamo anche rappresentanti degli infermieri, esperti di aterosclerosi, diabete, ipertensione, attività fisica, sport e anche patologie neurovascolari. Quindi questo modo tale da coprire tutti gli aspetti della patologia cardiovascolare in generale, e naturalmente, come è stato sottolineato dal professor Volpe, molti di voi avete contribuito come in prima persona, come rappresentanti delle diverse società, alla revisione, al commento anche critico di queste linee guida. Il gruppo ha coinvolto 10 società, la società dell'ipertensione, della psicologi, dei heart network, dei diabetici, aterosclerosi, dei medici di medicina generale, dei medici dello sport. È stato chiaramente anche una sfida riuscire anche a coordinare diversi interessi, diversi punti di vista. Questa è stata la nostra presentazione nel 2016 a Roma. Devo dire con un certo orgoglio che sono state fra le un parto non facile, ma che alla fine ha avuto un ottimo riscontro a livello europeo. Riguardiamo, sono i dati dell'anno scorso, ma le linee guida europee sulla prevenzione, come vedete, sono quelle che sono state maggiormente scaricate dal sito web della Società Europea di Cardiologia e sono state anche quelle maggiormente citate rispetto anche ad altre linee guida. Abbiamo cercato di dare anche tutte le linee guida e tutti i documenti che la loro lunghezza, la difficoltà di essere digerite. Rispetto alle linee guida del 2012 purtroppo non ci siamo riusciti, come vedete la lunghezza è rimasta uguale, addirittura è anche un po' aumentata. Siamo riusciti solo a ridurre il numero di autori da 27 a 26, uguale il numero di tavole, figure, referenze. Abbiamo organizzato le linee guida secondo lo stesso schema che era stato utilizzato negli anni precedenti, cercando di essere abbastanza didattiche, concetti semplici. Cos'è la prevenzione cardiovascolare, quali sono i target, come può essere implementata e dove in quale luogo, in quale setting. Che cos'è la prevenzione? Naturalmente non sono qui a questa platea a ricordarlo. L'importanza soprattutto di cercare di minimizzare l'impatto della patologia cardiovascolare nella popolazione generale, in quanto, come è stato sottolineato, queste costituiscono la principale causa di mortalità e morbidità in Europa, malgrado ci siano state anche dei miglioramenti negli ultimi 30 anni, c'è stato soprattutto nei paesi dell'ovest dell'Europa, in molti paesi c'è stato, grazie all'implementazione di attività di prevenzione, sia di farmacologica che non farmacologica, voglio ricordare il successo della legislazione sullo stop al fumo che ha avuto in tutta Europa. Tuttavia, come voi sapete, le disuguaglianze sono aumentate naturalmente anche legate alla recessione di questi anni, e particolarmente alcuni fattori di rischio, è stato sottolineato dai colleghi precedentemente, stanno aumentando: l'obesità e il diabete, soprattutto negli strati sociali meno fortunati. D'altro lato, però il messaggio è positivo, la prevenzione è efficace. Prevenzione efficace perché è stato sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che mediante un'azione di prevenzione efficace è possibile ridurre dell'80% la patologia cardiovascolare e il 40% dalla patologia oncologica.
Questo giusto per ricordare i dati presentati l'anno scorso sull'European Art Journal, parla di 210 miliardi l'anno, è il costo totale per l'Unione Europea, il 43% sono costi indiretti, ma anche 25% costi indiretti, perdita per esempio sottolineato legato alle perdite delle giornate di lavoro. 111 miliardi l'anno è il costo per i sistemi sanitari, che corrisponde all'8% del costo dell'Europa, con naturalmente delle differenze da paese a paese. Chi necessita di prevenzione? Possiamo dire tutti abbiamo necessità. E questo ha permesso di ricordare nelle linee guida l'importanza della prevenzione a livello individuale, sui pazienti l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia, la sedentarietà. Ma ci sono altri aspetti che abbiamo introdotto, questa è un po' l'originalità del nostro lavoro, la prevenzione a livello di popolazione. Cioè ci rendiamo conto, come medici, come sanitari, che un intervento di prevenzione a livello individuale, se non è accompagnato da interventi di prevenzione su un ambiente sano, sulla popolazione generale, scarsamente avranno efficacia, quindi attività di politica contro il fumo, sulla una dieta sana, promozione di città, di ambiente che promuovono l'attività fisica, che riducono l'abuso di alcol e l'ambiente riguardante anche l'aspetto dell'inquinamento. Abbiamo anche toccato, perché è stato sottolineato precedentemente, la prevenzione non si fa solamente a livello primario, ma si fa anche a livello secondario nei setting di patologie. Abbiamo ricordato l'importanza della prevenzione, l'abbiamo sottolineato nel web addenda, la prevenzione della fibrillazione atriale, nella coronaropatia, nello scompenso, nella patologia cerebrovascolare, nella patologia dell'arteriosi periferica. Questo giusto anche per ricordare quello che è stato un po' l'Organizzazione Mondiale di Sanità, che ci ricorda come a livello degli stili di vita del XXI secolo si stanno purtroppo aumentando a livello generale l'uso del fumo, diete sempre meno sane, mancanze di attività fisica e soprattutto l'abuso di alcol. Queste sono soprattutto importanti, come si diceva, nei paesi meno ricchi e all'interno di tutti i paesi, negli strati di popolazione meno fortunati. Questa è stata quindi la prima raccomandazione che abbiamo inserito nelle linee guida, la necessità di inserire la promozione degli stili di vita a livello di popolazione, dando anche nelle linee guida anche degli approcci abbastanza, abbiamo cercato che fossero pratici, quindi dando anche delle flowchart che possono aiutare in questo caso attraverso l'utilizzo di scelte, favorire le scelte sane per quanto riguarda l'alimentazione e per quanto riguarda la cessazione del fumo. Per quanto riguarda la promozione dell'attività fisica, abbiamo dato anche un particolare accenno, come diceva prima il professor Pedretti, l'aspetto, uno dei maggiori fattori di rischio, è che nelle linee guida abbiamo cercato di intervenire a diverso livello, per quanto riguarda indicazioni a livello governativo, a livello dei media, a livello dell'informazione e incentivi economici. Sappiamo che è l'unico modo molto spesso per raggiungere gli interessi agendo sul portafoglio. A livello delle scuole, facciamo un'ora al giorno di attività fisica viene raccomandata, ricordiamo che l'ordinamento italiano, i nostri bambini alla scuola elementare fanno solo un'ora di attività fisica alla settimana. E la promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro e nelle comunità. Abbiamo sottolineato, il professor Volpe sottolineava principalmente quali sono anche dei gruppi importanti su cui dobbiamo intervenire. È così come il documento italiano, anche nel documento europeo, abbiamo sottolineato l'importanza dell'intervento nei giovani, in cui il rischio assoluto può essere basso, ma possono essere un evento alto rischio relativo. Ecco, per esempio, nelle linee guida abbiamo sottolineato come lo score di rischio possa modificare notevolmente a seconda dei fattori di rischio non controllati. Un ragazzo, un uomo di 40 anni può avere lo stesso rischio cardiovascolare a 10 anni di un uomo di 60 anni, perché semplicemente non fuma, ha la pressione elevata, ha il colesterolo elevato. Altri sottogruppi importanti sono le persone non più giovani, in cui in questo caso abbiamo voluto anche sottolineare come talvolta
le soglie di intervento devono essere interpretate con maggiore saggezza, e magari l'iniziazione di un farmaco in maniera critica può essere non sempre opportuno, per esempio nei pazienti con una lunga durata di diabete, anziani o fragili, bisogna avere un atteggiamento meno rigido per quanto riguarda per esempio il target per il diabete o per la pressione. Le donne, oggi è la giornata della donna, ma nelle linee guida le abbiamo ricordate questo aspetto, come l'importanza, la donna non sono a più basso rischio, può essere conosciuto un rischio ritardato di 10 anni, ma ci sono situazioni tipiche della donna che possono mettere ad elevato rischio e cui spesso ci dimentichiamo di indagare quando prendiamo l'anamnesi, qual è una storia di preeclampsia o di ipertensione legata al fatto gravidico, alla sindrome ovario policistico o alla diabete gestazionale. Abbiamo sottolineato, è importante sottolineato come nelle linee guida italiane, anche in quelle europee, le minorità etniche, in cui l'implementazione del rischio è più difficile, semplicemente perché non ci sono dati. E ci sono anche delle altre condizioni che dobbiamo sempre ricordare, quali sono le patologie infiammatorie, la disfunzione rettile o il paziente che è sopravvissuto ai tumori, in cui nelle linee guida abbiamo ricordato l'importanza della prevenzione anche secondaria in questo gruppo. Come applicare la prevenzione cardiovascolare? In altre parole, come intervenire? Chiaramente l'aterosclerosi è il prodotto di una serie di fattori di rischio e quindi deve essere adattato il nostro intervento al rischio individuale, al rischio totale. Maggiore è il rischio, maggiore deve essere il nostro intenso, il nostro lavoro. Come intervenire? Attraverso attività di screening, che può essere fatta sia in maniera opportunistica che in maniera sistematica. Ricordiamoci soprattutto che ci sono alcuni sottogruppi in cui la screening non è necessario, semplicemente perché questi sono già ad alto rischio di per sé. Sono pazienti che con una patologia cardiovascolare stabilita, diabete con danno d'organo, insufficienza renale, con altri fattori di rischio non controllati, ipercolesterolemia, ipertensione. Per tutti gli altri un sistema di valutazione del rischio viene a essere raccomandato. In Europa è stato validato lo score, cioè la Heart Score, che è la formulazione su web, è stata maggiormente validata, ma sappiamo che ci sono altri sistemi che non sono meno validi, sia il sistema cuore in Italia, ma ci sono il Framingham, il JBS3 in Regno Unito. L'importante è che il medico di medicina generale, noi come sanitari, ci ricordiamo di utilizzarlo in modo tale da indirizzare il paziente per quanto riguarda gli interventi di prevenzione. Questa è la raccomandazione che viene data dalle linee guida. E viene anche raccomandato come questa valutazione non viene ad essere fatta solo una tantum, ma deve essere ripetuta almeno ogni 5 anni o più spesso se il paziente è vicino a un rischio elevato, deve essere considerata nei uomini sopra i 40 anni, nelle donne sopra i 50 anni, mentre sotto queste range d'età in pazienti senza fattore di rischio non è raccomandato. Queste le categorie di rischio le conoscete, per quanto riguarda i soggetti ad alto rischio sono i soggetti con patologia cardiovascolare nota, con un precedente infarto, sindrome coronarica, processi di aterosclerosi, pazienti diabetici con danno d'organo, severa insufficienza renale. Alto rischio sono quelli con un singolo fattore di rischio non controllato, come può essere l'ipercolesterolemia, spesso l'ipercolesterolemia familiare, o nell'ipertensione, o la maggior parte dei pazienti con diabete o con insufficienza renale moderata. Come ho detto prima, perché usare lo score di rischio? Perché ci permette in questo modo di dare un intervento efficace e proporzionato al singolo individuo, d'altro lato ci permette di non allarmare un individuo che invece non ha le caratteristiche. Questo l'ha dimostrato sui numerosi studi, e anche per ricordarci che è stato evidente che se ci basiamo solo sul nostro buonsenso, nel 24% dei casi possiamo sbagliare. Questo è lo score, che si basa su degli indici molto semplici, lo sapete, l'età, che è il fattore di rischio più importante, lo stato di l'abitudine al fumo, l'ipertensione
e il colesterolo plasmatico. Questo ci permette di individuare tre grandi gruppi, quelli a basso rischio, quelli con uno score sotto il 5%, in cui dobbiamo promuovere, fare in modo che mantengano uno basso stato di rischio, in modo tale da promuovere l'attività fisica, soggetti ad alto, molto alto rischio invece, in cui la raccomandazione verso la terapia farmacologica è molto spesso necessaria. Come linee di guida europea, naturalmente abbiamo stato sottolineato che ci sono rischi diversi a seconda dei paesi. I paesi dell'est in generale sono rischi a rischio più elevato, quindi abbiamo delle linee, degli score di rischio più aggressivi rispetto ai paesi dell'ovest. Anche se questo sappiamo essere un limite, sappiamo che non è una divisione netta, vediamo che c'è un trend che andiamo dai paesi dell'ovest ai paesi dell'est, con una progressione che naturalmente una semplice divisione in due grandi gruppi non viene a colpire del tutto. Abbiamo ricordato nelle linee guida i target della prevenzione per quanto riguardava ovviamente la mancata esposizione al fumo, il controllo della dieta, l'attività fisica che è stato ricordato prima dai colleghi, il controllo del peso e della pressione, i target sui lipidi e sul diabete. Dove il setting, abbiamo ricordato nelle guida l'importanza quindi delle interventi di riabilitazione, di centri di riabilitazione, ma anche nuovi setting, quelli sono quelli domiciliari, quelli delle case della salute o centri di riabilitazione e anche il monitoraggio a distanza. Abbiamo osservato in conclusione come, malgrado tutte queste raccomandazioni, ci troviamo di fronte a dei gap che anche le survey come l'Eurospy hanno dimostrato. Malgrado le nostre raccomandazioni, il 50% dei pazienti che fumavano continuano a fumare anche dopo un evento acuto, la maggior parte dei pazienti rimane sovrappeso e presenta obesità sia centrale che addominale, così come i target che tanto ci stanno a cuore quando scriviamo le linee guida, nella pratica clinica sono lontani dall'essere attenuti, sia per quanto riguarda le pressioni che per quanto riguarda l'LDL. Ian, che ha scritto le linee guida 10 anni fa, sottolineava che le linee guida da sole sono utili per la vanità degli autori, ma sono una perdita di tempo e di carta e possono essere se non vengono implementate. Abbiamo nelle linee guida sottolineato esempi di indicatori di performance. Nella Commissione Europea di Cardiologia abbiamo fatto anche degli studi per cercare di individuare quali sono le maggiori barriere, e questo soprattutto, come è stato sottolineato precedentemente, la mancata aderenza alle linee guida, ma anche la mancanza di investimenti sulla prevenzione, come anche talvolta delle linee guida troppo complicate o confondenti. Vari aspetti sono stati promossi a livello della Società Europea di Cardiologia, la pubblicazione di linee guida su giornali rilevanti, come anche il network di coordinatori, come anche la produzione di materiale. Come Società Europea di Cardiologia abbiamo creato un network di individui responsabili a livello nazionale che si prendono cura di promuovere un'attività di prevenzione a livello, che costruiscono anche degli interlocutori come all'interno della società in ciascun paese per promuovere le linee guida. Abbiamo promosso anche l'iniziativa della Paese del mese, in cui su un sito web dedicato tutti i paesi sono invitati a presentare qual è lo stato dell'implementazione della prevenzione, lo stato stato dei fattori di rischio. Questo per esempio è stato per quanto riguarda la Danimarca, che ha mostrato nel suo mese l'andamento temporale della mortalità cardiovascolare, quali sono state le azioni messe in atto. Mi piace anche ricordare anche i vari kit di prevenzione che vengono sviluppati quanto riguarda le linee guida e quanto riguarda anche il score di rischio, infine i webinar e i learning. Infine, questo mi sembra anche importante ricordare, come a livello nazionale vanno adottate le linee guida europee a seconda della cultura, a seconda dello stato del sistema sanitario. E poi penso che sia importante quello che è stato mostrato oggi, come la collaborazione degli organismi sia professionali che di volontariato, delle varie professionalità mediche, possono contribuire, come stanno contribuendo in Italia, presso questo livello.
Con questo, invitandovi al prossimo congresso della prevenzione che si svolge il mese prossimo a Lubiana, concludo. Grazie.